Bene amici, V10 DLG non è ancora importato in Italia, è bruttissimo, è grandissimo, è un po' scivoloso, il retro di questa finta pelle è molto molto cheap, molto grande, padellone, ma è fighissimo, mi è piaciuto veramente tantissimo. Second display, idea geniale, e una fotocamera che probabilmente è la miglior fotocamera a oggi nell'ambito smartphone. Andiamo a scoprirlo insieme. Eh sì, ed eccolo qua, il debito l'abbiamo pagato io e Luca, che ringrazio tantissimo, Luca Radici, che mi ha dato una mano nel sito. L'abbiamo comprato ovviamente online perché non è ancora arrivato in Europa. Eccolo qua il V10, e capirete perché è brutto ma mi è piaciuto nella recensione. Allora, confezione con carica batterie rapido, il cavo ovviamente USB, micro USB, ma soprattutto le QuadBit 3, che hanno una qualità dell'audio veramente molto buona, ma non solo, perché sono anche costruite molto bene. Il cavetto è in tela, in tessuto, quindi anti ingarbugliamento, il corpo in metallo e anche il, diciamo, il pulsante di comando sono in metallo. Veramente un'ottima cuffia auricolare. Vai, buttiamo via la scatola, speriamo non ho fatto l'incidente col G4, incredibile. E iniziamo un po' a vedere l'estetica. Iniziamo ad accenderlo. Dietro c'è questa finta pelle veramente veramente brutta. Però abbiamo il classico pulsante di accensione con il sensore di impronte digitali, non precisissimo, diciamo 7-8 volte su 10, l'avrei preferito più preciso. Pulsanti per il volume, la camera da 16 megapixel stabilizzata, mi ha veramente strabiliato. Flash con anche il sensore della luminosità per tararlo, e qua la messa a fuoco laser. Lo vedete, sporge leggermente la fotocamera, ma nulla di che. Finiture dorate che possono essere... possono non piacere a tutti. Mettiamo il pin di sblocco, la prima volta che si accende bisogna farlo. Davanti due grosse particolarità: la prima è la dual camera, nel senso che ci sono due fotocamere da 5 megapixel, variano l'apertura, quindi si possono fare selfie panoramici senza dover girare il telefono e fare invece foto normali. E poi qua il second display, vedete il pannello è praticamente, non è rettangolare, ha un'attacca qua, è un pannello display IPS LCD da 5,7 pollici che permette di avere delle altre informazioni, delle funzioni qua in alto a destra, sempre disponibili, perché anche quando spegniamo il telefono, lo vedete adesso, rimane sempre acceso second display. Funziona un po' come un display local dimming, rimane l'illuminazione, la retroilluminazione del pannello LCD solamente in questa fascia bassa, ci consente di vedere notifiche, meteo, ora, giorno e batteria sempre, quindi non serve un LED notifica perché queste informazioni le avremo sempre sott'occhio. E quando accendiamo il telefono, adesso vediamo col dito dietro che si è sbloccato, vedete, cambia la sua funzionalità. Non solo, perché quando stiamo utilizzando il telefono, tra l'altro velocissimo, ecco, vedete adesso cosa è successo, mi è arrivata una notifica e io la vedo là al volo, quindi qualsiasi cosa io stia facendo, iniziamo, magari stravolgiamo un po' le solite review, partiamo dalla velocità, della fluidità di Facebook, là sopra vedo quello che sta succedendo. Qua ci sono le ultime applicazioni che ho utilizzato, quindi posso fare un lancio rapido delle applicazioni. Molto molto fluido in tutto, mi è piaciuto veramente tanto. Proviamo a scrivere qualcosa, ci mettiamo qua, pubblichiamo qualsiasi cosa. La tastiera è la classica tastiera DLG alla swipe, ha un buon feedback della vibrazione, qua ho sbagliato io, ma è veramente un'ottima tastiera personalizzabile, così come sono personalizzabili i tasti qua sotto. Vedete, si possono abbassare le notifiche direttamente da qua, personalizzabile la barra qua sotto. Ma iniziamo a guardare un po' di caratteristiche tecniche. È dual SIM, tra l'altro la possibilità di cambiare la batteria c'è, perché vedete la cover posteriore è removibile, nano SIM, micro SD, seconda nano SIM e batteria da 3000 mAh, giornata stress, si è spento dopo cena, il risparmio energetico non è efficientissimo, ma devo dire che l'autonomia c'è, lo Snapdragon 808 gira veramente bene.
bene, e le due sim sono gestite alla grandissima, perché oltre alla possibilità di cambiare, vedete, iconcina, nome, colore delle sim, colore del tema, si possono switchare i dati sulla sim 1 o sulla sim 2, e il 4G switch a caldo tra la prima sim e la seconda sim. Ma oltre ad avere la sim predefinita per le chiamate, si può anche definire un suono diverso tra sim 1 e sim 2. Vi faccio vedere quali le varie possibilità nel menu, sarò molto veloce. E qua invece la impostazione del second screen, vedete, lo possiamo accendere o spegnere quando lo schermo principale è acceso o spento, quindi lo possiamo un pochino personalizzare. Non si può personalizzare i contenuti, si può solamente personalizzare, vedete, la scritta che possiamo mettere là. Per il resto le impostazioni sono le classiche impostazioni dei telefoni LG. C'è il sensore di luminosità, tra l'altro c'è anche la messa a fuoco laser anteriore, la vedete là dietro quel ledino, penso che sia così, ma forse anche il sensore di luminosità e di prossimità, non lo so, comunque messa a fuoco molto veloce anche davanti. E c'è, questo sì sono certo, l'emettitore a infrarossi per comandare set-top box. C'è anche il secondo forellino per il microfono. Ma andiamo al display. Vi dicevo prima, 5,7 pollici, 2K, si vede molto bene, è un IPS, buoni gli angoli di visuale su tutti gli assi, devo dire non ho mai avuto problemi, anche sotto il sole molto luminoso, molto bella anche la taratura dei colori. Abbiamo addirittura 4 GB di memoria RAM, che fanno veramente volare questo telefono. Chiamiamo il 190, ok, c'è la ricerca rapida ovviamente in rubrica, possibilità, vi dicevo prima, di rendere prefinita una sim rispetto all'altra, e attiviamo il via voce. Tra l'altro, ve lo dico dopo, a dicembre c'è un regalo per te. L'altoparlante è qua sotto, lo vedete, e devo dire che non è male, perché quando lo si appoggia non vengono attutiti i suoni, si sente abbastanza bene. Parte telefonica, nulla da dire, audio ottimo, veramente da fisso, ricezione buona. Il 4G, nonostante sia import, funziona benissimo, almeno con Vodafone. Avete visto come funziona bene Facebook? Proviamo a aprire Real Racing per vedere se funziona altrettanto bene. Sì, ve lo dico io, già funziona bene. È un telefono che mi è piaciuto perché non ha mai riscaldato particolarmente in questi giorni di test, un filino qua intorno quando è sotto stress, ma proprio un filino. Questa finta pelle proprio non riesco a digerirla, i bordi sono in metallo, si fa fatica a tenere in mano, lo vedete, è veramente tanto tanto grosso da tenere in mano. Ma c'è un ma, ve lo faccio vedere dopo Real Racing, che si è caricato veramente velocemente, l'avete visto. Dettagli al massimo, facciamo la classica calibrazione destra, sinistra e al centro, ok, pronti per continuare. Abbasso un po' il volume perché sennò devo urlare come un disperato. Ok, tra l'altro poi vi parlo delle notifiche. Vedete? Molto fluido, non si perdono frame rate e si gioca veramente alla grande. Torniamo alla home page. Allora, due cose. Tendere le notifiche con ovviamente tutti i toggle rapidi. Si possono attivare anche le solite applicazioni di LG con Q-Slide, insomma, eccetera eccetera. Non sto a perdere troppo tempo su quello. Volevo però farvi vedere una cosa, perché me l'avete chiesto in tanti, ovvero gli screenshot della batteria. Allora, li ho fatti ieri. Allora, eccoli qua, vedete, sono partito come al solito circa alle 7 ad accenderlo, è stata una discesa abbastanza costante. Ieri sono stato fuori quasi tutto il giorno, il wifi è stato acceso veramente poco, ovviamente poi ore serali diminuisce l'uso del telefono, e sono arrivato alle 21.10 con il 4% di batteria. Non ho fatto lo screen, mi sa, dell'uso del display, ma ero intorno a, sì, qua guardate, alle 3.10, che per me è veramente tanto, perché i telefoni mediamente mi durano un po' meno con il mio uso stress. Ma parliamo della multimedialità, perché l'altra cosa che mi ha fatto impazzire di questo telefono è stata la fotocamera, o meglio le fotocamere, sia per quanto riguarda il software sia per quanto riguarda il risultato. Allora, facciamo subito una macro a buzz, lo sparaflesciamo. Allora, la messa a fuoco è praticamente istantanea, lo vedete, grazie al laser. E ci sono qua sulla sinistra dei controlli. Allora, questo è il controllo automatico, tra l'altro bella la possibilità di condividere direttamente subito dove vogliamo i nostri scatti. Ecco, vedete la chiamata, cosa succede? Io posso continuare a utilizzare la fotocamera, e qua in alto a sinistra compare la chiamata senza che disturbi quello che io sto facendo.
Controlli manuali ce ne sono veramente tanti, 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 tantissimi. Qua possiamo decidere di salvare anche in RAW i nostri scatti, quindi senza perdita assoluta di qualità. Possibilità di settare gli ISO, il fuoco manuale o automatico, la luminosità, il punto di bianco. Insomma, sono veramente tantissimi i parametri. E la cosa che mi piace, se vado qua nella modalità semplificata, ce ne sono di carine, poi ve le faccio vedere, è che il sensore è 16 nonni, vedete, massima risoluzione 16 nonni, almeno così, così mi è sembrato. Stabilizzatore dell'immagine fantastico, funziona veramente benissimo e stabilizza benissimo l'immagine. Guardate, io mi sto muovendo e Buzz nel display rimane praticamente fermo. Carina multiview che permette di fare, vedete, 4-3 scatti in sequenza con le varie fotocamere che possiamo decidere noi, ma mettiamo in automatico. E snap che ci consente di montare brevi clip di 60 secondi in base anche alle camere che utilizziamo. Se facciamo un selfie e lo facciamo subito ruotando la camera, vi faccio vedere il senso di queste due camere, di queste due camere anteriori. Intanto ciao ragazzi, vi saluto tutti. Allora, questa è una camera molto panoramica, guardate che grandangolo eccezionale. Se passo alla seconda camera, diventa una fotocamera normale per fare delle foto magari quando si è da soli, non in tanti, perché ovviamente questa camera grandangolare un pochino va ad aberrare tutte le quello che stiamo riprendendo. Insomma, software della fotocamera bello, sia perché è semplice ma può essere anche approfondito. Ma andiamo a vedere invece come vengono gli scatti. Usciamo dagli screenshot, andiamo qua nella fotocamera, apriamo Buzz. Beh, vengono benissimo ragazzi, Buzz si vede in ogni dettaglio, un fantastico tiramisù anche qua. Guarda che bella questa macro, dove qua è a fuoco e il fondo è sfocato, tra l'altro velocissimo anche a cambiare le foto tra una e l'altra. Guardate anche qua come questa carne, questo pesce, un branzino eccezionale, è stato ben riprodotto. Ma soprattutto è stata fatta in un ambiente con poca luce, e vedete anche qua continuano ad arrivare degli SMS e arrivano là le notifiche, quindi io posso continuare a far vedere le foto agli amici, ai parenti, o fare altro, navigare in internet e vedere, comunque avere sott'occhio quello che sta capitando. Capite perché trovo una genialata questo second display? Insomma, io ve le sto facendo vedere le foto. Questa è fatta con HDR, che ha funzionato veramente molto bene, questa senza HDR, questa un mix, una macro sul fiore. Vi faccio vedere le solite foto che faccio da Princi. Guardate che bella questa fotografia, fammi voglia veramente di andare a mangiare qualcosa. Anche i video sono altrettanto belli, molto stabilizzati. C'è la possibilità di slow motion, di timelapse, di 4K, insomma 9 alla parte fotocamera, ma anche 9 più. Andiamo sulla musica, sentiamo la classica canzone di test, alziamo il volume che è dietro. Allora, si sente molto bene, equalizzabile, c'ha un DAC a 24 bit che non funziona con l'altoparlante integrato, ma con le cuffie sì, e con quello si sente veramente molto molto bene. Radio FM che è presente, l'interfaccia è la classica di LG, le icone sono personalizzabili, possono essere modificate, così come anche, diciamo, i widget, gli sfondi, non è cambiato niente. L'OS è ancora Lollipop, non c'è ancora, andiamo qua sulle informazioni sul telefono, ok, comune qua, informazioni sul software 5.1.1, non c'è ancora Marshmallow. L'organizzazione del menu è la classica, si può avere così per schede oppure si può anche avere come elenco. Non ci sono particolari novità rispetto ai vari LG che abbiamo provato. C'è ovviamente il multitasking, le applicazioni preinstallate anche qua sono le solite di LG, che possiamo però dimenticare e anche cancellare con il quick remote per comandare i set top box. Qua possiamo mostrare icone grandi o piccole per personalizzare il menu a nostro piacimento. Secondo me avrebbe bisogno di una rinfrescata l'interfaccia di LG, anche il calendario di LG, che è ben fatto, ma sta diventando un po' vecchiotto. Speriamo che con le prossime release con Marshmallow LG metta magari un pochino mano a queste cose, una rinfrescata grafica ci starebbe. Il prezzo è ancora un'incognita, io e Luca, che ringrazio ancora, vedete mi stalkerà, lo abbiamo comprato in società spendendo quasi 1000 euro tra acquisto, dazi e mazzi.
Ovvio che non è un parametro, bisognerà vedere il prezzo qui, sì, perché LG mi ha fatto capire tra le righe che potrebbe arrivare. Su tutto mi sono innamorato del second display, lo vedete qua in alto, meglio di un LED di notifica o di un bordo che si illumina. Il telefono è velocissimo, è fluido, le foto e i video sono ottimi, parte telefonica promossa, batteria che porta a sera, insomma, innamorarsi di una gran bella gnocca è facile. Di una simpatica meno, ma quando una è tipa e il V10 è una gran bella tipa, aspettando il modello europeo. Per Andrea Galeazzi.com. Chiedo venia, nel video avevo detto che avrei fatto vedere l'utilizzo a una mano e perché non ho bocciato completamente l'utilizzo a mano con questo telefono che è veramente padella, è veramente grande e guardate il mio pollice dove arriva, sarebbe impossibile perché LG ha implementato alla Huawei una gesture che fa diventare piccolo il display, piccolo quanto il giusto per usarlo a una mano, tra l'altro ridimensionabile, basta prendere quel triangolino e spostarlo e vedete la gesture è dal centro ai lati, si può fare sia a destra sia a sinistra e così il telefono diventa veramente utilizzabile a una mano, veramente minga troppo perché alla fine rimane scivoloso lo stesso, ma nell'emergenza in macchina, anche se non si dovrebbe fare, così si può fare. Ma mandate messaggi vocali che è meglio. Ciao e scusate se non ritaglio, rimonto, rifaccio tutto, ma i video in 4K sono veramente devastanti da questo punto di vista.